gridate, 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 sai a me che me ne importa. E parlate, parlate. Marcuse diceva che l'universo totalitario della razionalità tecnologica era l'ultima incarnazione dell'idea di ragione. La tecnocrazia del turbocapitalismo finanziario odierno è forse un altro passo di tale percorso, oppure non è altro che l'ennesima prova della follia umana? Io penso che l'odierno turbocapitalismo della finanziarizzazione, quello che Gallino chiama il finanzcapitalismo, sia perfettamente coerente con la logica magistralmente tratteggiata in modo critico da Marcuse. Cioè, appunto, siamo sempre all'interno della ratio strumentale, cioè di quella ragione strumentale che è profondamente irrazionale in sé, ha come propria cifra l'irrazionalità. Ora, per tornare a un tema che già abbiamo affrontato, se tu continui a osservare questa irrazionalità dilagante tramite la ragione strumentale, se la continui a osservare con le lenti dell'economia, o avrebbe detto Hegel, dell'intelletto astratto, non ti accorgerai mai dell'irrazionalità su cui essa si fonda. E anzi il capitalismo potrà apparirti, come appare non a caso ai teologi della globalizzazione dell'economia, come il non plus ultra della razionalità, no? Tutto è razionalità nel capitalismo, la gestione delle imprese, dei profitti, la secolarizzazione su cui si fonda, l'abbandono delle vecchie verità metafisiche e così via. Se però invece hegelianamente guardiamo all'intero, ci accorgiamo che il capitalismo è il contrario di quello che pretende di essere, è l'esatto opposto, la sua essenza è opposta all'apparenza, perché il capitalismo non è il luogo privilegiato del trionfo della razionalità, ma è il luogo invece della forma perversa di irrazionalità, l'irrazionalità appunto della ragione strumentale che tutto riconduce al valore e che il pensiero stesso riconduce a pensiero calcolante, in cui tutta la realtà è ridotta a quantità misurabile e scomponibile, in cui domina incontrastata quella ragione intimamente irrazionale che riduce tutto a merce circolante sul mercato. No? Oggi il paesaggio capitalistico, in particolare quello della finanza globale, è un processo in cui, per dirla con Marx, i morti dominano i vivi, in cui i titoli di borsa signoreggiano le nostre esistenze, in cui prestiamo un culto subdolo ai prodotti della nostra mano non più riconosciuti come tali, le merci, i prodotti finanziari e così via. Cioè appunto è qualcosa di intimamente irrazionale, è il compimento di quella, potremmo dire, di quella logica intimamente nichilistica che è coessenziale al capitalismo e che consiste nello svuotamento di ogni senso umano, di ogni progettualità volta a costruire un futuro migliore, una ulteriorità nobilitante condivisa dall'umanità e che sostituisce invece a questi nobili progetti il fine insensato e autoreferenziale della crescita smisurata, del sempre di più. Tutto va bene purché ce ne sia sempre di più. Sembra essere questo il tragico nucleo concettuale del nostro tempo. Marcuse l'aveva capito molto bene e aveva capito anche molto bene un'altra cosa. Nell'Uomo ha una dimensione, nelle prime pagine, Marcuse dice che ogni volta che si offre la soluzione per rovesciare il sistema capitalistico, esso se ne avvale per rendere impossibile tale soluzione. Cosa vuol dire questo? Traducendolo nel linguaggio dei nostri tempi, significa che appunto se oggi la base per reimporre il primato della politica sull'economia e quindi per reimporre il primato della volontà umana, della comunità sui meccanismi oggi dispotici dell'economia abbandonata a se stessa, è evidente che il sistema capitalistico deve rendere questo impossibile e lo fa presentando appunto l'Europa come un dogma intoccabile, presentando lo Stato come qualcosa di intimamente nazista o fascista, laddove uno può benissimo essere, ed è il mio caso ad esempio, favorevole al ritorno allo Stato nazionale e contrarissimo al nazismo e alle esperienze peggiori del Novecento, evidentemente. La logica capitalistica è sempre la stessa. Demonizzare a priori ogni passione utopica, liquidare
preventivamente ogni possibile esodo dal capitalismo, presentandolo come peggiore rispetto al capitalismo stesso. Per questo Marx viene oggi immancabilmente associato dalle logiche ideologiche al Gulag, per questo lo Stato nazionale sovrano viene oggi immancabilmente associato al nazismo e al fascismo. Laddove invece, ça va sans dire, bisogna riappropriarci di un Marx senza il Gulag e di uno Stato nazionale senza il nazismo. Cioè appunto dobbiamo riappropriarci, questo dovrebbe essere, potremmo dire, l'orientamento teleologico e il fine operativo di un eventuale partito comunitarista, ecco, mi piacerebbe chiamarlo così, manifesto di un partito comunitarista che oggi ancora manca se non è presente, se non in forma embrionale. Dovrebbe essere questo, la ricerca di un'umanità unitaria e in sé manifestantesi nella pluralità delle culture, delle lingue e dei modi di vivere e di essere. Vuoi anche nella forma della pluralità degli stati che si riconoscono come liberi uguali, cioè l'esatto opposto della globalizzazione e dell'eurocrazia che impone tramite forme economiche la sovranità di uno stato sugli altri, del mercato su tutto il resto, il dominio di un popolo sugli altri. Appunto dovrebbe essere il sogno desto di questa ricerca di una universalizzazione alternativa alla globalizzazione oggi in atto, la ricerca di un universale delle differenze, potremmo dire, e uso qui l'espressione molto bella che ha utilizzato Giacomo Marramao nei suoi scritti, cioè un universale che si basi sul riconoscimento della comune natura umana, che caratterizza ogni uomo in quanto tale, a differenza del colore della pelle, della lingua e delle origini, e che al tempo stesso sia rispettosa delle tradizioni, delle lingue e della pluralità delle espressioni, no? Questo è il punto fondamentale, pluralità nell'unità e unità nella pluralità, che è l'esatto opposto della globalizzazione. La globalizzazione nega la pluralità se non nelle forme, sviluppandola nelle forme alienate, no? Pensiamo alle pubblicità che utilizzano come propria immagine la pluralità e il multiculturalismo, ma sempre riconducendolo al paradigma dell'homo confluens. Siamo tutti diversi per colore della pelle, per cultura, ma siamo tutti consumatori. Questa è la forma alienata dell'universalizzazione. L'universalizzazione reale dovrebbe basarsi invece, dicevo, sulla comune natura umana e sul riconoscimento del diritto all'essere differenti e a manifestare la propria persona nella differenza delle culture e delle lingue. Oggi la globalizzazione, con questo concludo, la globalizzazione coincide con il folle progetto di imporre un'unica cultura al mondo intero, che è la cultura del consumo, dell'inglese operazionale dei mercati, della privatizzazione selvaggia di tutto, della forma merce come orizzonte unico in cui pensare il presente e progettare il futuro. Ora, ça va sans dire, non è un mistero per chi abbia una minima affinità con il discorso dialettico, non è un mistero che le culture per esistere devono essere al plurale. Dove c'è un'unica cultura non c'è cultura, c'è un unico modello che si contrabbanda come culturale, ma in realtà è un modello monocratico. Questo è il paradigma alienante del nostro tempo, che si manifesta in maniera particolarmente abominevole nel sistema eurocratico. Non avete mai niente da dire.